Ho agito nell'interesse di tutto il Consiglio Comunale con la decisione di una doppia convocazione dell'assise presa in una riunione dei capigruppo, risponde così Giuseppe Ceglie, presidente del Consiglio Comunale di Brindisi, dopo l'annuncio delle opposizioni di una convocazione per la stampa per l'assenza della maggioranza in prima convocazione per discutere il rendiconto gestionale dell'esercizio 2021, dopo la diffida giunta dalla prefettura che prevedeva l'approvazione entro il prossimo 11 luglio, giorno proprio della seconda convocazione. Quello che diciamo, sta avvenendo è stato tranquillamente diciamo così, pianificato nella conferenza dei capigruppo. Insomma, anche l'ipotesi della seconda convocazione era proprio un impegno mio con tutto il Consiglio Comunale per dare la possibilità a tutti i consiglieri di poter avere come dire, visione più compiuta della documentazione, che peraltro si è completata ieri con l'invio del parere dei revisori. Presente anche il sindaco Riccardo Rossi, che ha negato la presenza di problemi di natura politica ed elogiato i risultati raggiunti. Rispetto a una seduta di venerdì 24 ore, a una seduta di lunedì 96 ore, 4 giorni, dà più tempo a tutti, maggioranza e opposizione, di poter leggere le carte e approfondire. La Giunta e quindi la parte politica ha esaurito il suo compito con l'approvazione dello schema di bilancio, di rendiconto, scusate, in Giunta, che si chiude molto positivamente. E molto in anticipo rispetto alla tabella di marcia del rientro, nel senso che il 9 giugno 2020 abbiamo fatto un piano di riequilibrio da 54 milioni di euro, oggi siamo da riequilibrare a 40 milioni di euro.